attestati, cappelli da diploma e giovani promesse per il futuro. Questi coinquilini dell'aula magna del liceo Martin Luther King, presenti stamane per la cerimonia di consegna dei diplomi per l'anno scolastico 2016-2017. Tanta emozione e gioia per i ragazzi delle classi dell'indirizzo scientifico e dell'indirizzo scienze umane. Dopo 5 anni di impegni e sacrifici, ma anche di soddisfazioni e di crescita sotto la guida dei professori, hanno finalmente concluso gli studi medi superiori, dimostrandosi capaci di tirare fuori le proprie potenzialità. A introdurre l'evento, un fiero e orgoglioso dei propri ragazzi, dirigente scolastico Salvatore Pirrera, che nel corso degli anni si è tanto impegnato per condurre un istituto capace di sfornare talenti pronti per la vita dopo il periodo scolastico, sia essa universitaria o lavorativa. Con questa cerimonia ufficiale noi premiamo gli alunni che quest'anno si sono diplomati e che si accingono a frequentare le diverse facoltà universitarie. È un bel momento di aggregazione perché è stato possibile incontrare i vecchi alunni che si sono diplomati, gli alunni che sono entrati nelle classi prime, i rispettivi genitori ed i docenti. Io sono certo, sono fiducioso che questi ragazzi sapranno proseguire gli studi universitari e potranno poi inserirsi in maniera attiva nel mondo del lavoro, perché in questi 5 anni hanno dimostrato sempre di studiare con impegno, con passione, con grande grinta e grande buona volontà. Hanno avuto sempre questa capacità di inventiva, che è un qualche cosa che serve per questa società del cambiamento, per la società del terzo millennio. Quindi questi ragazzi sono sicuro che usciranno dopo gli studi universitari con le competenze, con le preparazioni, con le lauree, le professionalità che li faranno inserire nel mondo del lavoro. E Favara ha bisogno di gente impegnata, di gente preparata che possa contribuire al miglioramento della società stessa. Uno alla volta, omaggiati dagli applausi degli ormai ex compagni, i diplomati si sono alzati per ricevere gli attestati. Immancabile poi la foto di classe, con diploma e cappello, davanti al busto del simbolo dell'istituto di Viale Petronenni, Martin Luther King. Presenti anche alcuni genitori dei protagonisti della mattinata. Menzione speciale per le eccellenze fra le eccellenze che in sede d'esame hanno pienamente convinto la commissione, ottenendo il massimo dei voti, e che stamane hanno ricevuto una targa riconoscimento dalle mani del dirigente Salvatore Pirrera. 100 e lode per Noemi Craparo, Selene Infantino e Roberta Patti. 100 per Simona Casa, Rossella Pullara, Alicia Simone, Ignazio Bacchi, Selene Bello, Giorgia Casatuto, Antonio Piscopo e Alessia Bellavia, non presente alla cerimonia. A organizzare il tutto è stata la commissione di accoglienza, composta dagli instancabili docenti Arianna Vassallo, Angelo Vita, Giusy Danna e Giada Attanasio. Non solo abbiamo consegnato e stiamo consegnando i diplomi, ma stiamo dando anche delle targhe per riconoscere le eccellenze, perché abbiamo avuto in questa scuola molti 100 e abbiamo avuto anche un buon numero di lodi. Per questo abbiamo voluto fare questa propria cerimonia per far vedere, per dar visibilità alle nostre eccellenze, perché le abbiamo anche qui. È importante per noi segnare il passaggio. La commissione di accoglienza si occupa dell'accoglienza in entrata ed in uscita. All'inizio dell'anno con le docenti Giusy Danna, Arianna Vassallo, Angelo Vita abbiamo dato via ad un lavoro di accoglienza che tende a dare un'immagine della scuola per quella che è realmente, cioè positiva, allegra e soprattutto un posto dove costruire il proprio futuro. Ecco perché ci abbiamo anche creduto tanto e abbiamo tenuto a valorizzare i nostri diplomati del 2017 con una cerimonia speciale nella quale abbiamo consegnato loro i diplomi, ma anche e soprattutto abbiamo fatto gli auguri per il futuro. Completata la consegna dei diplomi, le eccellenze del King, candele alla mano, hanno passato il testimone ai più giovani in rappresentanza delle prime classi. Spetterà adesso a loro compiere lo stesso viaggio, lungo 5 anni, per poter passare nuovamente il testimone. Infine, una scena degna del miglior cinema hollywoodiano. Gli ex alunni del King, alla scalinata dell'ingresso dell'istituto, hanno lanciato in aria i propri cappelli, grati per il percorso scolastico iniziato e concluso all'interno di quella scuola. Oggi abbiamo pensato ad una cerimonia che
consegnasse i diplomi a tutti coloro che sono usciti l'anno scorso dal nostro liceo, ma soprattutto abbiamo pensato a una cerimonia che premiasse le eccellenze e ad una cerimonia di passaggio del testimone dai ragazzi che vanno via ai ragazzi che arrivano nella nostra scuola e che in questi 5 anni si formeranno e speriamo che acquistino quelle competenze, quelle capacità e soprattutto quella umanità e quella bellezza che hanno acquistato i nostri ragazzi in uscita. A loro, riprendendo le parole della docente Vassallo e citando Steve Jobs, auguriamo di essere folli per il futuro, rendendolo avvincente e luminoso.